allora ufficialmente abbiamo tagliato il nastro qui a Casa Sanremo. Questa è la nostra inaugurazione ufficiale, il primo anno per Pizza Doc, l'Accademia Nazionale. Buonasera a te, Giaccoli. Buonasera Dino, buonasera agli amici. Finalmente parte questa avventura. Ci vede protagonisti insieme all'azienda Sapore di Napoli a Casa Sanremo con tutto lo staff dei pizzaioli. È sicuramente un'avventura che ci darà tante soddisfazioni, e ringraziamo voi per raccontare a tutti i vostri amici questa esperienza di una settimana al Festival di Sanremo. Sapore di Napoli con Pizza Doc, Accademia Nazionale, bello questo connubio, mi piace. E certo, con l'amico Antonio ormai ci conosciamo da un sacco di tempo ed è stato veramente un piacere arrivare qui insieme e portare avanti quello che è un progetto campano, e lo stiamo portando a livelli alti. E allora, Workline divise e divise. Buonasera. Quanto tempo fa è nata questa idea? Questa idea è nata già 5-6 anni fa, questo è il sesto anno che collaboriamo con Casa Sanremo con le divise, e quest'anno abbiamo il piacere di essere partner al caro Antonio e Gennaro di Sapori di Napoli. Quindi Pizza Doc e Sapori di Napoli, Workline ha sposato questo progetto. Certo, certo, siamo molto contenti e soddisfatti di questa collaborazione. Una grande organizzazione, devo dire la verità, molto, molto organizzata. Proviamo a crederci e poi vedremo se viene voglia di cantare. Libro, che sta avendo molto successo, ha inserito la pizza per far capire agli altri che la pizza non è un tabù. Ma la pizza non è un tabù, e io consiglio che a chi mangia una pizza comune, quindi non la pizza tisanoreica, poiché è fatta con dei carboidrati ad alto indice glicemico, perché privati delle fibre, viene eliminata la crusca. Se volete mangiarla, cercate di mangiare un po' di fibre prima, quindi o una bella insalata o comprate le fibre in erboristeria e farmacia e mangiatele prima. Più di parole sono tutte uguali, ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari vuole. La vostra pizza preferita? Allora, io mangerei pizza a colazione, a pranzo e a cena, e la mia pizza preferita è la quattro stagioni, perché mi piace avere sempre più sapore in bocca. Ma anche la mattina? Anche la mattina appena svegliato, subito dopo però berrei il caffè. Ok. Se potessi mangiare la pizza al mattino, Quattro stagioni e caffè, non è un ottimo connubio. Però Monica, invece tu? No, io vado sul classico, come sempre, margherita, perché una buona margherita, magari napoletana, posso dirlo? Sì. È una delle migliori al mondo! Viaggiatori del sogno, cacciatori di occasioni, mercanti, pirati, ladri di emozioni, diremo adesso basta, ma non cambieremo, perché Sanremo è Sanremo!